Allora, com'è nato sto colloquio di lavoro? Niente. Ma te pare? C'è fosse una volta che mi dasse una soddisfazione, che entri a casa e dici, ma ho trovato lavoro, guardalo. Ma chi sei? Sei diventato più vecchio di mia nonna, più vecchia di me. Ma a te te pare facile andare in giro con la gente, coi mezzi, devo andare coi mezzi, in una società, in un posto, la gente non si capisce più niente, la gente nemmeno parla più italiano, quello c'ha gli occhi così, quell'altro c'ha il turbante in testa, quello te guarda, quello non sente, quello non capisce, non ci si capisce più niente, devo andare in giro coi mezzi, non c'ho manco la macchina, almeno ci avessi la macchina. Ah no, sta risata non te la può fa, la macchina è di tuo padre. Ah, ma papà è morto 30 anni fa. Vedi, dannate, non te che cazzo te ne frega, 30, 40 o 50 anni. A macchina è andato. Mi chiamo Jamir Kaba, liberiano. Ho 22 anni e sono arrivato in Italia clandestinamente. Nel mio paese c'è la guerra civile. Mio padre è stato ucciso dai guerriglieri. Così mio zio Abdul mi ha portato in Italia, con la speranza che io potessi crearmi un avvenire, una famiglia e avere dei figli lontano da quelle atrocità. Quel giorno mi incontrai con Lamini, un ragazzo della Guinea che avevo conosciuto qualche giorno prima alla mensa. Lui è qui da molto più tempo di me e mi darà una mano per trovare un lavoro. La mini i callone me bara le mini na na la li bara te solo la ande be bonde be bara la jang no be jam sanju lulu no be bara la jang no jam bara mo problema la te quindi me i malone me moldo ha be fendi le lay no be do moni solo lay no be kal fan be kal do moro kala mena e bo solo la e firmon so on satra no lay no ngema ko e no yadu nge fana e fana kal do moni solo e no merci ya so karo kar ndol ka ko la nyama e no ka tra mbe ko do moni solo je so on si de mano le fana do moni solo je no be ke le no merci si problema non ho tanto di lavoro. Ciao papà, buonasera. Io comunque ti chiamo, tu magari prenota intanto. Ok, andiamo a sentire se è aperto. Almeno non facciamo la fine dell'altra volta. Ok. Ciao. Va bene, buona serata. Ma non ci è arrivato e devo dire grandissima sportività del pubblico dell'Inter.
Sì, questo è un bel segnale sicuramente, perché prima della partita invece non l'avevano trattato benissimo, ma davanti a un gesto tecnico del genere è giusto applaudire. Non era tanto fuori il portiere, vedi? No, no, era all'interno dei 5 metri dell'area piccola. Grandissimo gol, perché ha puntato l'avversario, si sono mossi molto bene. A lui di portare sempre palla e poi dal limite dell'area ha fatto un pallonetto giusto a scavalcare il portiere. Mi hai rovinato, ma che puttana sono! Hai capito? Sì o no? Allora, picciotto, hai capito cosa deve fare? Sì, signor De Simone. Non dire mio nome. Sì, signore, scusi. Lo vuoi questo permesso di soggiorno? Sì, certo. Fai quello che deve fare e cerca di passare inosservato. Va bene, signore. Ma i soldi? Poi ne parliamo. Il lavoro sembra facile. In fondo, devo solo consegnare delle scarpe. Ad altri come me è andata peggio. E spero di non trovarmi sulla spiaggia a vendere collanine e braccialetti. Chissà cosa sta facendo mia madre. Non vedo l'ora di scriverle e di informarla che ora ho trovato un lavoro. È una donna forte, mia madre. Quando mio padre venne ucciso, non la vidi versare neanche una lacrima. Si rimboccò subito le maniche per permettere a me e ai miei fratelli di mangiare. Ma quando quella mattina venne a prendermi lo zio Abdul per venire qui in Italia, la vidi piangere e le sue uniche parole furono: ragazzo mio, abbi cura di te. Vedi, è da ridere, eh? Pure la sigaretta te devo da passare. Ma quando te compri da sola, oh? Mi ha rotto proprio i coglioni, non ne posso più con te. Ma come te lo devo dire in francese? Ma tu non te la trovi una donna e trovi una fortuna come quello da attaccare il cappello pure tu, oh? Ma tu non te vuoi sposare, tu non fai un cazzo. Qui devo sempre cacciare i soldi io! Ma non tollero più questa situazione. Mi scomodo per me in passeggiata. Non è facile per nessuna delle due. Solo io non ce la faccio più a vedere tuo padre che mi guarda male dentro casa. Lo so, tutta la vita che lotto con loro. Non è un problema mio. Non è un problema tuo. Sara, devi prendere una decisione. O me o la tua famiglia. Allora, sai che ti dico? Che preferisco stare da sola. L'hai detto? Sì. Non abbiamo più niente da dirci. Credo di no. Auguri allora. Thank you.
deciso di andare da Giulia? Non lo so. Da qualche parte. Ma che ho fatto di male, eh? Me lo dici che ho fatto di male per meritarmi questo? Meritarti che cosa? Eh? Una figlia lesbica? Non dire questa parola, per favore! Invece la dico questa parola, lesbica, lesbica, perché sono lesbica! E smettila! Fai così, lo so, perché è certo tuo padre non c'è! Pronto? C'è stato un incidente. Con la macchina.
C'è stato un incidente. Io l'ho visto! È stato un extracomunitario! Ho preso la targa, l'ho visto! Cara madre, è difficile per me dirtelo. Sono stato accusato di un omicidio che non ho commesso. Spero che potrò provare un giorno la mia innocenza. Ricordi le storie che raccontava sempre il nonno? In particolare quella del piccolo Moab, che diceva che ognuno di noi, almeno una volta nella vita, avrebbe avuto la possibilità di tornare indietro nel tempo per cambiare le circostanze di un evento. Magari quella ragazza, chissà, non si sarebbe mai trovata lì quel giorno. Se qualcosa nella sua vita fosse andata diversamente, non sarebbe andata a finire così. Attività del pubblico dell'Inter. Sicuramente, perché prima... partita invece non l'avevano trattato. Vi prego di aiutare Mulan a fare colpo sulla mezzana oggi. Padre, ti ho portato... Mulan! Ne ho una di scorta. Mulan! Ricorda, il dottore ha detto 3 tazze di tè la mattina... Mulan! ...e 3 la sera. Mulan, dovresti essere già in città. Noi contiamo su di te per... Tenere alto l'onore della famiglia. Non temere, padre. Non ti deluderò. Famiglia, auguri! Corri! Falì, tua figlia non è ancora arrivata. She's got no